ultime squadre sudamericane stanno andando avanti, ma anche le squadre del Centro America, il Messico, la Costa Rica, gli Stati Uniti. Il clima sta facendo fuori tantissime squadre europee e infatti l'Italia aveva installato nel centro sportivo alcune saune per i giocatori, per adattarli al clima, ma è un esperimento che è fallito e quindi se ne torna a casa. Le dovevano fare la sauna Brandelli, penso, prima. Sì, una bella sauna per ripulire il cervello, le idee. Le idee più di tutto, sì. Già che stiamo in Argentina, possiamo ascoltare, così facciamo una pausa, un altro po' di musica. E ascoltiamo questo grande musicista argentino, grande musicista e poeta, Flaco Spinetta. E allora ascolteremo di Luis Alberto Spinetta uno dei suoi brani più belli, che è Che il viento borrò tus manos. Allora, Luis Alberto Spinetta y Que el viento borrò tus manos. Que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Allora, eccoci rientrati, ti passo la parola ad Alberto che ci spiega la canzone che avete appena ascoltato. Questo era il grande Luis Alberto Spinetta, che ci ha lasciato l'anno scorso, c'aveva un tumore nel polmone, poverello. Però è stato dichiarato fino al 2010 il musicista dell'anno, perché un grande musicista, un grande poeta, un poeta surrealista, una cosa molto bella. Inoltre, ti stavo per domandare, ma sì, dove gioca l'Argentina la prossima partita? Allora, dove gioca? Mi hai fatto una domanda da un milione di dollari, ma se mi passi il nostro
Allora, miramos donde juega Argentina la próxima vez, el próximo turno. Vamos a mirar. Ah, entonces. Allora, la seconda, la prima del gruppo F, São Paulo do Brasil. São Paulo. São Paulo, São Paulo incontra la seconda, cioè la Svizzera, quindi vogliamo insomma cominciare a parlare del gruppo E, no Federico? Sì, un gruppo difficile, ma non troppo per l'Argentina, che passa a punteggio pieno con un grandissimo Leo Messi, protagonista assoluto del girone. Poi c'è la Svizzera. No, ho sbagliato, è il No, quello della Francia. Ah, allora sì. Perdonatemi, ho fatto confusione, ma l'orario è tardi anche per me. C'è la Francia con la Svizzera, la Francia che passa come prima del girone, la Svizzera invece al secondo posto, e finalmente due squadre europee che approdano agli ottavi di finale. Una Francia che gioca un buon calcio, perché comunque con Benzema a punta riesce a imporsi sul campo. La Svizzera ha convinto oggi contro un Honduras che comunque chiude il girone a 0 punti, un Honduras che, come dicevo all'inizio della trasmissione, Cenerentola di questo mondiale, e poi anche l'Ecuador che ha detto la sua, ma fino a un certo punto, e sarà l'unica sudamericana che lascerà questo mondiale. Il problema è che negli ottavi di finale non è che la Svizzera potrà affrontare le squadre come la Honduras, quello è il problema. Beh, certo, ma insomma sto Shaggy Rodriguez, detto il Messi delle Alpi, ha fatto 3 gol, però Federico, la Francia si è dopo 3 vittorie con 3 goleate si è fermata sul più bello davanti all'Ecuador. Qualcuno comincia a dire che già si è spento il calcio champagne di Deschamps. Secondo te? Io non credo, penso che più di tutto l'Ecuador è più abituato a giocare in un clima di quello, è abituato a giocare pure nelle altezze, perché si giocava a Rio de Janeiro. Sì, vabbè, però l'Ecuador, il Quito sta a 2300 metri sul livello del mare, così che sono abituati a quelle cose. Penso che più di tutto è quello. Certo. Sì, ma come dicevo prima, l'Argentina per esempio ha Leo Messi, il Brasile ha Neymar, la Francia invece non ha nessuno che a un certo punto della partita ti risolve la questione. Lo mettiamo a Hollande. No, vabbè, insomma. No, dice... e quindi gioca più da squadra, ha un gioco europeo, cioè punta molto sulla tattica e sul possesso di palla, circolazione, pronti a ripartire. Però la Francia dice sempre la sua ai mondiali. Senti, Federico, è una squadra compatta, quello, ma quello sì, c'è un gioco di squadra, ma anche molto buona qualità. Però Deschamps ha fatto delle scelte anche rischiose, anche difficili, come lasciare a casa uno come Nasri, quello che il coraggio che non ha avuto Prandelli. Sì, e anche qua si riconosce il vero tecnico, insomma il tecnico che ha il coraggio di lasciare a casa giocatori simbolo, giocatori che non meritano in quel momento, come ecco Nasri per la Francia. Il signor Prandelli non ha avuto il coraggio di lasciare a casa nomi pesanti, come appunto per esempio io Balotelli l'avrei portato, comunque Cassano avrei avuto il coraggio di lasciarlo a casa, mentre giocatori come Paletta oppure Abate sono stati degli azzardi pesanti. Ci sono giocatori che valgono molto di più, come Ranocchia, Astori. A centrocampo c'è un Thiago Motta finito, strafinito, e è stato portato abbiamo ringraziato il cielo per l'infortunio di Montolivo, perché comunque anche Montolivo non meritava il mondiale.
Facciamo i migliori auguri a Riccardo, sperando che si rimetta presto e che torni sul campo. Però gente come Montolivo, Aquilani, Thiago Motta non erano da portare al mondiale, e gente come Verratti meritava più spazio, anche a Immobile per esempio. È stato sbagliato tutto dalle convocazioni, e dispiace perché adesso la gente è arrabbiata, la gente vuole cambiare tutto, vuole modificare una squadra intera. Nel prossimo mondiale non ci saranno i senatori come Buffon, Pirlo, purtroppo avremo forse, speriamo, De Rossi e poi tanti, tanti volti nuovi. Bisogna ripartire completamente da zero. Anzitutto quello che dicevi del carattere dell'allenatore, ad esempio l'allenatore argentino ha lasciato a casa a Tevez, e io sono d'accordissimo perché Tevez è una persona molto, un giocatore è bravo però è molto individualista, e lì non serve, perché lì deve passare la palla a Messi e lui non se la passava mai. Allora, come Isabella ha visto quello, direttamente non l'ha portato, e fa bene. Inoltre, quello che dicevi te della squadra diciamo invecchiata, l'altro giorno Rai News 24, dopo la partita, ha fatto un'intervista alla gente, così c'era gente, c'erano argentini, c'erano brasiliani, c'erano svizzeri, c'erano tedeschi, italiani, e la maggioranza, per più che era gente di diverse nazioni, tutti, la maggioranza, dicevano lo stesso. Dice, è una nazionale invecchiata, dice, le manca rinnovamento. E penso che quella è la sostanza, la base di tutti i problemi della nostra nazionale. Tevez è stata una scommessa vinta fino adesso da Sabella, perché è stato lasciato a casa, come dici tu Alberto, e in maniera anche a quanto pare giusta. Ma e poi un'altra cosa, io sono molto pro social network, ovvero ci sono diventato pro Facebook, Twitter, però durante alcune competizioni così importanti andrebbero limitate l'uso di Twitter, per esempio da parte di alcuni giocatori come lo stesso Balotelli, che pubblicano foto di figurine sull'album e poi scrivono come sempre "Why always me?". Cioè basta, queste sono veramente bambinate, capricci che vanno condannati. Cioè queste cose in altre nazionali non succedono. Cioè, confermi Alberto? Esattamente, perché io penso che quando tu stai in una nazionale già non è soltanto non è che stai giocando in un club che puoi permetterci certi lussi o certe cose, stai giocando per il tuo paese, stai rappresentando al tuo paese, e penso che devi avere un atteggiamento diverso. Però si vede che questi signori quello non hanno capito molto bene. Io ti dico solo che nel ritiro della nazionale dell'Uruguay, Tabárez ha vietato severamente, prima della partita, sia contro l'Inghilterra che contro l'Italia, l'uso dei social network, l'uso di Twitter, perché comunque possono distrarre i giocatori, possono far arrivare pensieri sbagliati anche ai giornalisti, comunque danno un'altra realtà che non è quella che si vive all'interno dello spogliatoio, perché poi escono fuori dei litigi, delle cose che non si capiscono tra i giocatori. Adesso ci sarà una polemica incredibile tra De Rossi e sicuramente altri giocatori, tipo io nomino sempre Balotelli, non voglio farlo come capro espiatorio, però purtroppo è così. Cioè, se tu sei attaccante, devi fare l'attaccante, non devi fare la figurina, perché comunque di Fanny, di tutto quello che ti ruota intorno, a noi non ce ne importa nulla. Cioè, si dice addirittura che lui, prima della partita, abbia litigato con la fidanzata. Allora, cioè, quando si scende in campo si devono eliminare tutti i problemi dalla testa, perché non è così che funziona. Cioè, foto con le famiglie, ok, però prima della partita no, cioè... sono cose intollerabili. Esattamente, quello è il problema. E guarda, quello che tu dicevi di Tavares, Bill Gates,
il grande Bill Gates, ai suoi figli, le permette di usare i social network.